ballare, mi manca ogni volta che sento la musica al telefono, guardo i miei video, i miei piedi mi dicono dai, devi ballare. Sambos de Corazón, ballo da 10 anni, ho trovato il mio prof, mi ha detto dai vieni, ho un gruppo di ballo, vieni tu, ok, poi dopo 5 anni sono diventato io il prof direttore del gruppo. Il ballo lo faccio perché comunque mi piace, è una cosa mia, è una cosa del mio paese che mi piace mostrarlo qui in Italia, in Europa. Ci sono tante bambine, tanti ragazzini che comunque sono entrati nel mio gruppo, che sono nel mio gruppo, che sono nati qui in Italia, che non hanno mai visto in vita sua le danze peruviane. E quando sono arrivati da me, gli è piaciuto, no? Hanno conosciuto un po' di quello che è il Perù, hanno visto dei video che loro non hanno mai visto in vita sua, e si sono innamorati. È molto anche tosto questo ballo, non è una cosa semplice come magari lo vedete, no, sono 5 minuti, ma dietro quei 5 minuti ci sono ore e ore e ore e ore e ore di allenamento. Io come direttore del gruppo ho smesso di fare gli allenamenti a febbraio del 2020, quando all'inizio era un po' così, no? Quindi dicevano, magari, cioè dopo un mese finirà, dopo 2 mesi finirà, no? Ma alla fine non è mai finito. E perdere tante cose, uscire dal lavoro stanco, andare a ballare tutti i giorni, no? Arrivare a casa tardi, pur di ballare solo quei 5 minuti in un concorso, in una presentazione, è una cosa che dici wow. Perché comunque quel sentimento che senti nello scenario, nel momento in cui stai ballando davanti a tutti, è una cosa che non ci sono parole da spiegare, è una cosa che puoi avere tutti i problemi che hai nella tua vita, tutto, ma in quel momento esplice tutto e ti senti proprio, non so, un dio, ti senti in un altro pianeta, no? Ed è veramente bello, a me, io mi manca quella sensazione.